Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare questo bellissimo paesaggio della savana utilizzando gli acquerelli. Prendiamo un foglio da disegno e lo fissiamo sul tavolo con del nastro adesivo di carta. A questo punto avremo bisogno di acquerelli, di un po' di acqua e di un pennello con la punta morbida. I colori che ci serviranno sono il rosso, l'arancione, il giallo e il nero. Non andrò a preparare il colore precedentemente perché preferisco in questo caso ottenere delle sfumature non omogenee che rispecchino meglio i colori del cielo al tramonto. Immagino di dividere il foglio in quattro strisce orizzontali, quindi vado a coprire con il rosso la parte più alta, quindi un quarto del foglio. Poi comincerò gradualmente a sfumare il rosso, la parte terminale del rosso con l'arancione. Farò quindi la stessa cosa con il giallo, ovvero sfumerò l'ultima parte dell'arancione utilizzando il giallo, mentre il nero mi servirà per la fascia più bassa del foglio. Osservate bene come procedo. A questo punto lascerò che il lavoro asciughi qualche minuto, successivamente con un pennello a punta piatta come questo andrò a creare dei fili d'erba utilizzando il nero e diluendolo pochissimo. I fili d'erba li creerò in questo modo con delle piccole pennellate dal basso verso l'alto, sfumate ovviamente e poi ripassate più volte con il nero, quindi sovrapponendo più volte il colore. Anche qui lasciamo qualche minuto il lavoro ad asciugare, dopodiché cominceremo a togliere con attenzione e con delicatezza il nastro adesivo di carta. Cerchiamo di non toccare il colore con le dita perché poi facilmente si potrebbe sporcare la parte bianca del foglio.
Bene, passiamo ora alla fase decorativa del lavoro. Questo foglio potete scaricarlo cliccando sul link che trovate allegato nella descrizione di questo tutorial. Potete utilizzare tutti e tre gli animali, l'albero o soltanto uno o due magari elementi. Quindi li ritagliate con attenzione o se i bambini sono più piccoli, consiglio di far ricopiare le immagini utilizzando della carta carbone. Basterà quindi posizionare il foglio di carta carbone sullo sfondo d'acquerello e poi sovrapporre l'immagine da ricopiare facendola ricalcare ad esempio con una matita o con una penna. Poi l'interno dell'immagine ricalcata dovrà essere colorato con il pennarello nero. A questo punto, quando abbiamo le nostre immagini ritagliate, andiamo a posizionarle a nostro piacimento sul foglio, sullo sfondo colorato. Passiamo quindi ad incollarle facendo molta attenzione ai particolari delle immagini, quindi consiglio ad esempio di poggiare l'immagine capovolta su un foglio o su un'altra base in modo tale da poter diciamo spalmare la colla su tutte le parti della figura. Ed ecco che il lavoro è praticamente terminato. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e al prossimo tutorial.